La Toscana apre i diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali con la prima legge in Italia approvata dal Consiglio regionale a larga maggioranza, a proporla il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, primo firmatario del testo, a cui si è aggiunta anche la firma di Diego Petrucci di Fratelli d'Italia, astensione invece per il gruppo della Lega. La norma prevede la redazione di un documento tecnico di valutazione dei rischi, che la Giunta approva con apposita delibera. Come base per impostare le forme di tutela necessarie, tra queste anche la formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, con particolare attenzione al codice della strada e al mezzo di trasporto utilizzato, le imprese dovranno inoltre fornire dispositivi di sicurezza, abbigliamento consono allo svolgimento delle prestazioni, tenendo conto di turni notturni e condizioni atmosferiche avverse. Innanzitutto consentitemi di dire che sono orgoglioso e anche un po' emozionato perché eh, il giorno in cui fui eletto Presidente del Consiglio regionale dissi che uno dei compiti principali dell'Assemblea legislativa era cercare di dare voce a chi aveva meno voce e oggi eh, dietro un rider o dietro un fattorino di Amazon non, non ci deve essere un algoritmo come spesso viene rappresentato ma c'è una persona c'è un lavoratore e come tale eh, deve avere diritti, più diritti rispetto a quelli che aveva oggi, a partire da quelli basilari come penso la salute e la sicurezza eh, sul lavoro. Io sono orgoglioso che la Toscana sia la prima regione italiana ad aver approvato una legge di questo tipo. Una legge che dà più formazione, più tutele, più sicurezza nel mondo del lavoro, che richiede che i nostri uffici della prevenzione delle ASL facciano maggiori controlli in maniera più serrata, eh, che imponga. Alle aziende di concedere la presenza di un rappresentante per la sicurezza sui luoghi di lavoro, eh, che dia a questi ragazzi e a queste ragazze che ogni giorno portano il cibo o i vestiari a casa nostra, gli diano la possibilità di avere tutto il materiale tecnico che serve per qualunque condizione, sia giorno, notte, pioggia o, o sole, e non è così, non è scontato. Noi troppo spesso diamo per scontate tante cose, in realtà. Questa oggi è una legge di grande dignità e un passo avanti, non so quanto grande o quanto piccolo, ma è un passo avanti eh, rispetto alla tutela del lavoro e chi si impegna nelle istituzioni dovrebbe porla sempre al primo posto. Ora su questo lavoreremo insieme alla Giunta per dare attuazione, per dare risposte concrete e mi piacerebbe che. Questa legge potesse diventare un modello non solo in Toscana, ma in tutte le altre regioni d'Italia, perché eh, ogni lavoratore che lavora in Toscana o lavora in un'altra regione deve avere gli stessi diritti. Noi abbiamo fatto la nostra parte e eh, ringrazio tutte le colleghe e tutti i colleghi eh, per averci creduto e averci lavorato. Ringrazio i tanti rider che ho incontrato in queste settimane, in questi mesi e ringrazio le associazioni sindacali, anche quelle che avevano qualche parere un po' differente rispetto al mio. Era essenziale dare questo segnale. Sono orgoglioso di essere presidente di una regione che approva una legge che ha queste caratteristiche in un momento in cui l'attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità di lavoro, anche in un lavoro che si evolve che quindi vede la tecnologia farla sempre più da padrone, riesce a dare tutela e maggiori condizioni di sicurezza. Lo abbiamo detto anche in occasione di quel momento drammatico che rimarrà scolpito nella mia vita quando ci siamo trovati di fronte all'ennesimo fatto, eh, accaduto in una fabbrica tessile nel comune di Montemurlo eh, che ha spezzato la vita a una giovane ragazza. Ecco, la sicurezza è la condizione essenziale. E noi costruiremo un sistema di leggi e di supporti economici eh, per poter sostenere con ispettori la garanzia e il controllo eh, in materia di sicurezza del lavoro e quella di oggi, la legge oggi approvata, un'ulteriore tappa in, questo, in questa sorta di avanguardia che la Regione Toscana sta avendo proprio nell'ammodernamento del suo sistema legislativo ma anche nelle azioni concrete per arrivare a questo obiettivo. Noi con questa legge operiamo nell'ambito della nostra competenza in materia di tutela e sicurezza sul lavoro e di salute pubblica nel momento in cui il lavoro si svolge in luogo pubblico o aperto al pubblico. Con questa norma, che ripeto, rientra in queste competenze e che, nonostante c'è stata un po' di discussione in commissione, ma è chiaro e pacifico sia perché lo dice la norma nazionale, sia perché ci sono interpretazioni giurisprudenziali che sono sopraggiunte che la normativa e l'impianto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro si applicano ai lavoratori delle piattaforme digitali, sia che questi lavoratori siano inquadrati come autonomi o come dipendenti. Quindi è in questo quadro che noi interveniamo con questa norma che prevede che si elabori un documento tecnico che vada ad analizzare quali sono i rischi specifici di questo lavoro, individui come si fa a prevenirli quali sono gli strumenti di sicurezza sul lavoro che devono essere forniti a questi lavoratori, qual è il livello di formazione che deve essere fatto, qual è il livello di tutela sanitaria e prevede altresì che si favorisca la realizzazione, la nomina, l'istituzione dei responsabili dei, lavori, dei lavoratori sulla sicurezza che sono previsti dalla normativa nazionale, ma troppo spesso non applicati e non eh, concretizzati in questo tipo di, di lavoro. Quindi aumentiamo questa parte di tutela e prevediamo poi che i sistemi di prevenzione delle aziende sanitarie facciano controlli, ovviamente in un'ottica essenzialmente di prevenzione del rischio, ma anche poi controlli sul preciso rispetto di queste normative. Ci siamo astenuti non perché non riteniamo giusta la legge, ma perché ovviamente le tutele per i lavoratori devono essere di pari grado, sia per i lavoratori subordinati che per i lavoratori autonomi. Ma questa legge mi sembra che sia distante dalle eh, istanze della, della gente comune, cioè aggrava soltanto un, una situazione di... Eh, orpelli burocratici dove a un certo momento si chiede il responsabile della sicurezza dei lavoratori per una, una categoria di persone che fa della flessibilità uno dei motivi per cui ehm, questa, questa piattaforma digitale dovrebbe essere eh, attivata. Io credo che si parla tra l'altro di stress da consegne. Ora se qualcuno deve avere lo stress da consegne, sono per esempio i camionisti, non certo i rider che devono portare una pizza oppure devono fare dei corsi. Di, ehm, di, 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 di comportamento stradale. Ma vi rendete conto? Chi deve avere a un certo momento il, la patente perché ha il motorino o la, o la macchina ovviamente già l'ha fatto. Chi deve andare in bicicletta o lo facciamo per tutti, oppure è inutile che si debba fare corsi di questo genere. Io credo che ci sia l'ennesima distacco tra le, le cose che facciamo nel palazzo e le cose che facciamo invece nella vita normale. Allora, sui rider va fatta una precisazione perché è doverosa, perché anche tanti ragazzi che svolgono questa professione ce lo chiedono. La Regione Toscana con la legge che abbiamo votato oggi non trasforma la figura del rider in un lavoratore subordinato. Questo è ovviamente un qualcosa che spetta alla normativa nazionale. La Regione Toscana oggi fa soltanto un passo che sia piccolo o grande lo scopriremo col tempo e con i risultati nella tutela della salute, della sicurezza di chi svolge questo lavoro. Ci cioè mettiamo un piccolo tassello piccolo, nella speranza che sia soltanto il primo a tutelare la salute e la sicurezza di questi ragazzi che fanno lavori eh, rischiosi, perché lo sappiamo tutti, stanno in mezzo al traffico, girano con mezzi leggeri, biciclette, motorini, eh, corrono perché a volte eh, qualche secondo per loro può eh, determinare la riuscita lavorativa di una giornata. Quindi noi oggi abbiamo fatto un piccolo passo nella tutela della sicurezza dei driver. Da un punto di vista del contratto lavorativo, restano eh, con il contratto che avevano fino adesso. Cioè non è che risolviamo il problema, continuano a lavorare a Cottimo a partita IVA e non certo come lavoratori subordinati. Abbiamo votato a favore, siamo favorevoli a questo genere di interventi perché le disuguaglianze tra lavoratori sono sempre più crescenti. E anche a fronte di nuove modalità di lavoro, quello con piattaforme digitali, ma dobbiamo pensare anche ai molti lavoratori smart working che hanno comunque necessità, per esempio, di tutela della loro salute nella modalità differente in cui lavorano. E le sfide che dobbiamo affrontare, non soltanto per la pandemia, ma anche per un modo di lavorare diverso, sono molte. Il Governo nazionale è giusto che intervenga per creare omogeneità. Ma ben venga, laddove ci sono delle buone proposte, che anche le Regioni si attivino in tal senso. Da questo punto di vista, con la ministra Nunzia Catalfo, sono stati gettati i semi per molti e di questi progressi che devono essere fatti nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro e soprattutto della tutela della dignità di tutti i lavoratori. Sta a questo Governo adesso riuscire a portarli avanti. Abbiamo votato a favore, abbiamo condiviso l'impianto della legge perché riteniamo opportuno dare nuovi diritti, istituire dei principi che possono dare un'opportunità di tutela e di garanzia delle persone che ovviamente lavorano, che hanno delle opportunità saltuare di lavoro, ma in quella opportunità ci possa essere la tutela della loro vita, soprattutto in un momento come questo dove molte volte si riscontrano anche dei morti sul lavoro. Quindi ogni norma che va nella direzione di tutelare i diritti e soprattutto le garanzie delle persone che lavorano, a mio avviso, deve essere colta in termini molto positivi, una legge innovativa che mi auguro possa essere apripista a livello nazionale. Via libera maggioranza dal consiglio regionale della Toscana la proposta di risoluzione che approva la relazione sull'attività svolta nel 2020 dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza Camilla Bianchi. L'atto esprime apprezzamento positivo sul lavoro della garante e l'impegno a supportare e sostenere fattivamente il percorso intrapreso volto a migliorare gli standard di efficienza e la capacità di risposta dell'ufficio nei diversi ambiti di competenza. Il Consiglio regionale ha votato a favore della proposta di risoluzione relativa al garante dell'infanzia e dell'adolescenza. A seguito di un'istruttoria che è stata compiuta in prima commissione con l'audizione della garante della Regione Toscana, la dottoressa Bianchi. Il 2020 è stato sicuramente un anno difficile, un anno caratterizzato dalla pandemia. Ma anche l'anno delle elezioni regionali. Nonostante tutte queste difficoltà, l'attività del Garante per l'infanzia non si è interrotta ed è proseguita. È proseguita con la stessa efficacia di sempre. Anche se vi è la necessità di una riorganizzazione degli uffici. Importante è stato il contributo che il Garante nel 2020 ha dato alla tematica del cyberbullismo. Addirittura c'è stata una pubblicazione che è stata sostenuta e promossa dal garante, così come significativo è stato il supporto rispetto alla tutela dei minori stranieri non accompagnati. Il 2020 è stato l'anno di un bando con il quale si sono acquisite le disponibilità di molti volontari per il servizio di tutela ai minori stranieri non accompagnati. Un contributo significativo quello del garante anche per far fronte alle emergenze. Che nel mondo dell'infanzia sono emerse nel corso della pandemia. In particolar modo il tema del ricongiungimento familiare, il problema della dispersione scolastica, quella dell'accesso allo sport, quella della tutela delle disabilità. Un'azione efficace per la quale l'aula del Consiglio regionale ha espresso un parere assolutamente favorevole, ancorché a maggioranza, con due auspici: da una parte, quello che si vada a una riorganizzazione quanto più rapida della struttura di supporto del garante e dall'altra quella che si vada ad una riforma della legge regionale istitutiva del garante in linea con i riferimenti e gli indirizzi generali che sono maturati nel contesto delle regioni e delle province autonome con riguardo alle figure di garanzia delle regioni. Il gruppo della Lega, così come ha fatto in Commissione, anche in Aula ha votato contro la relazione del garante per l'infante e l'adolescenza, che ci è sembrata soprattutto una enunciazione di numerosi vorrei ma non posso. Questo perché il garante è oggettivamente una figura debole, voluta con forza dalla sola maggioranza e non messa in condizione di operare con una struttura adeguata anche dal punto di vista del eh, personale. Eh, infatti ci sono soltanto tre funzionari di cui un dirigente e altre due figure, di, di cui una facenti compiti di eh, segreteria. Non è stata ancora conclusa eh, la convenzione con l'Istituto degli, degli Innocenti, che pure sarebbe importante per tutta una serie di ricerche e di approfondimenti indispensabili per far funzionare in modo adeguato eh, la figura del garante dell'infanzia. Quindi manca il personale, non ci sono gli strumenti opportuni di conoscenza. Una relazione che sostanzialmente è molto didascalica, è piena di buone intenzioni, ma quello che vogliamo per la Toscana sono fatti concreti e di fatti concreti in questa relazione ne leggiamo veramente molto pochi. Occorre in ultimo ricordare che il garante per l'infanzia ci costa di rimborsi circa 13.000 euro all'anno e in questo periodo così difficile ci sembra oggettivamente troppo. Lo valuto in maniera pessima, una relazione che arriva con due mesi di ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge, una relazione che è tutto tranne che una relazione, la dottoressa Bianchi, anziché raccontarci come spende gli 80.000 euro circa che la Regione Toscana destina alla sua figura annualmente e raccontarci quali progetti ha realizzato, quali obiettivi ha centrato, ha presentato una relazione in cui ha fatto una collezione dei 28 comunicati stampa che ha inviato un bando di concorso che lei stessa si è vantata di aver redatto salvo poi scoprire che ha ottenuto nemmeno la partecipazione di una persona quindi è andato deserto e a fronte di, appunto ripeto 80.000 euro investiti nella sua persona ha raccontato di una garante che si trova in difficoltà che lavora da sola senza il supporto della regione e tra l'altro anche, gettando anche in cattiva, una cattiva luce sulla Regione Toscana, quando in realtà la Regione Toscana mette a disposizione della dottoressa Bianchi due persone, una a contratto full time, tra l'altro un part time, la stessa dottoressa Bianchi spende 15.000 euro l'anno in consulenze esterne per assistenza a queste due persone che già sono messe a sua disposizione dalla Regione Toscana e infine, prima di gettare così tanto discredito sulla nostra Regione, Dovrebbe anche pensare che venendo lei da Milano, oltre al suo rimborso speso, oltre al suo stipendio di 3.800 euro al mese, ci costa anche 13.500 euro di biglietti di treno per farla arrivare da Milano a qui. Se è così stanca di fare il garante, si può dimettere domani mattina e lasciarlo fare a un professionista toscano che sarebbe onorato di ricoprire questo ruolo in Regione. In questo momento l'infanzia e dico anche l'adolescenza è sottoposta a uno stress maggiore di quanto avuto in precedenza e il ruolo del garante diventa fondamentale per cercare di registrare quello che è l'allarme che viene dai nostri bambini, dai giovani e dalle loro famiglie. L'attenzione al cyberbullismo, l'utilizzo delle nuove piattaforme, le relazioni a volte complesse che ci sono nelle famiglie sono tutti ragioni per attenzionare al garante delle situazioni situazioni che possono diventare diffuse e che in qualche maniera vanno analizzate e credo che sia fondamentale investire nei bambini e nei giovani anche in questo senso con la tutela che è la cosa principale che dobbiamo fare non soltanto come genitori, ma anche noi come istituzioni. Giudico in termini positivi un lavoro complesso, quello di stare a garantire i diritti degli adolescenti, dei giovani che sono coloro che più di altri hanno veramente sofferto di questa pandemia. Un anno complesso, difficile. Noi chiediamo di fare misure importanti. Ho chiesto all'Aula di utilizzare la complessità delle risorse a disposizione del Consiglio regionale per fare in modo che mediante delle leggi si possano istituire in Toscana anche delle luoghi di incontro, delle opportunità, ridare ai ragazzi quello che la pandemia ha tolto loro, cioè la relazione, il feedback, le iniziative di carattere culturale. Credo che siano... Sia stato un anno veramente complesso e credo che noi dobbiamo e possiamo fare di più in queste ore. Stiamo facendo un lavoro straordinario. Se penso ai tamponi salivari che abbiamo chiesto per i ragazzi, per gli studenti, la possibilità di eliminare le mascherine all'aperto, alcune attenzioni dei quali i hanno, delle quali i ragazzi hanno effettivamente bisogno, si possono e possono fare in questo momento. Oltre che ovviamente istituire con delle leggi delle opportunità nuove per rilanciare la loro attività e renderli protagonisti del loro stesso futuro. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità una proposta di risoluzione per rafforzare il sistema trasfusionale che terrà conto di temi particolarmente significativi sollevati dalle associazioni dei donatori. La proposta di risoluzione approvata nasce in seguito a una serie di audizioni e impegna la Giunta a prendere in carico alcuni temi tra cui la necessità di garantire un numero adeguato di personale sanitario per le unità di raccolta, una definitiva messa a regime del nuovo sistema informatico, il completamento dell'iter della nuova gara sui trasporti per consentire una completa operatività sia dei servizi trasfusionali sia delle unità di raccolta, l'ampliamento degli orari di apertura dei servizi trasfusionali, il completamento dell'obiettivo dell'Officina trasfusionale della Toscana prevista sulle tre sedi di Pisa, Siena e Firenze. Questa risoluzione avviene a valle di un'audizione che abbiamo fatto di tutte le associazioni che si occupano del sistema della donazione del sangue e del centro regionale sangue che è una struttura dell'organismo toscano del governo clinico. La rete trasfusionale è una rete complessa che ha come architrave portante il gesto singolo di ogni cittadino di donazione che ricordo è Libero, gratuito, volontario e che è strettamente legato a associazioni di volontariato che organizzano, che incentivano, che ricordano ai cittadini l'importanza di donare e che sono quel sistema che ci garantisce che il sistema sanitario regionale abbia il sangue e tutti gli emoderivati che servono per l'attività quotidiana. La rete, poi, della struttura del sistema sanitario è complessa, articolata, noi chiediamo molte cose anche di carattere tecnico tra le quali che il sistema delle reti, dei punti di raccolta pubblici e delle associazioni venga implementato con medici e infermieri che si, dedicati alla, al prelievo del sangue, con centri trasfusionali rafforzati, che si concluda l'informatizzazione unica di tutto il sistema della rete trasfusionale, che si concluda la, la gara eh, per quanto riguarda appunto, la lavorazione del sangue, di tutti gli emoderivati, insomma una serie di misure che nella sostanza vogliono confermare questo sistema pubblico e incentivare ancora di più la donazione non ottica che deve essere quella dell'autosufficienza rispetto al sangue e agli emoderivati della nostra regione.